Il gruppo del PD in consiglio regionale sulla nuova Pescara. Come è noto, è in corso l'iter per la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. C'è però, ha sottolineato il centrosinistra oggi, una modifica di legge sottoscritta dal presidente Sospiri e dai consiglieri regionali di Pescara, di una precedente legge del 2018. Il PD, che ha sempre sostenuto la legge, vuole arrivare invece al 1 gennaio del 2024, come inizialmente previsto. Il centrodestra dice sostanzialmente che se i comuni raggiungono gli obiettivi, gli si dà la possibilità dell'unificazione nel 2027 a discrezionalità del presidente di Giunta e Consiglio, ribadisce il PD, che presenterà un emendamento per togliere questa discrezionalità, chiedendo che ci si rimetta a requisiti tecnici. Abbiamo presentato degli emendamenti di merito per fare in modo che la nascita avvenga il 1 gennaio del 2024 mediante la nomina di commissari per ciascuna delle funzioni indicate dalla legge Delrio. Ma se così non dovesse essere, che sia rimesso, diciamo, a requisiti oggettivi e sottratto alla discrezionalità del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, che anche in base alla precedente legge dovevano fare e non hanno fatto. Ma c'è anche un altro problema: i presidenti dovrebbero essere supportati da un ufficio fusioni che era previsto da un emendamento, ma questo ufficio non esiste. È accaduto un po' quello che dice in un aforisma Ennio Flaiano: mi hanno presentato un progetto per snellire la burocrazia, l'ho passato ad un ufficio che devo ancora istituire. È quello che si è verificato qui. Questa nuova legge prevede che a settembre questo ufficio delle fusioni debba supportare i presidenti per verificare se le condizioni sono state attuate. Ebbene, non è stato istituito da giugno del 2022, era un emendamento mio e del capogruppo Paolucci, e dalla nuova riorganizzazione del direttore generale scopriamo che questo ufficio è ancora inesistente.